Richiesta di fanpage, c'è un po' di imbarazzo nel partito per la situazione di Giacomo Quassariello? Ma guardi, imbarazzo, certo sono cose che non fanno mai piacere, obiettivamente. La posizione di Luciano Passariello cercheremo di valutarla, ma abbiamo un po' tutti gli elementi, nel senso che, come sapete, io sono molto rigida, non ho mai problemi a prendere provvedimenti anche molto molto forti nei confronti di chi dovesse sbagliare. Non ho gli elementi per giudicare Passariello, mentre per quello che riguarda Chiatto noi abbiamo già chiarito che non ha incarichi nel nostro partito e che è diffidato dall'associare di nuovo il suo nome per il futuro dei suoi giorni a una realtà come quella di Fratelli d'Italia. Io ho visto le immagini che appunto mi fanno capire, diciamo, quali sono le responsabilità di questa persona che appunto millantava. Esatto, e su Passariello però io, insomma, adesso sul millantato credito ancora non ho tutti gli elementi per valutare. L'ho chiesto alla mia garanzia Probiviri, che è la giustizia interna di Fratelli d'Italia, intanto di valutare con tutti gli elementi che abbiamo, speriamo di avere qualche elemento di più anche nelle prossime ore per poter fare chiarezza interna. Lei in campagna si sente di dire agli elettori di Fratelli d'Italia votate Passariello? Beh, votate Passariello, io mi sento di dire votate Fratelli d'Italia per ora, perché so in che cosa, so qual è il mio partito, conosco la classe dirigente, poi ci può essere, ma ripeto, anche qui è tutto da vedere, ci può anche essere una persona che sbaglia, in quel caso io non avrò problemi a chiedere a quella persona di farsi indietro, ma non vuol dire mandare a casa un'intera classe dirigente di persone per bene. Però ormai sarei lei. Uno. E nel caso io gli chiederei le dimissioni, ovviamente. Luciano Passariello non so neanche chi è Luciano Passariello? Responsabile d'Italia in campagna. Candidato alla Camera. Ah, quello che è sotto indagine, non lo conosco, ma credo che deve giustamente valutare se l'inchiesta, mi pare di Woodcock, ho letto sul giornale, ha fondamento. Le liste sono fatte guardando quello che esiste. Quando avremo i maghi potremo anche fare le liste tenendo conto di quello che succederà. Quando abbiamo fatto le liste, questa inchiesta, che è tutta da decifrare, non c'era ancora. Pensa come sarebbe grave se non fosse eletto e magari fra sei mesi scopriamo che non c'è. Ma l'ha vista l'inchiesta? No, non l'ho vista, non la conosco. Ma pensa che sia questa oggi la cosa più importante di Fratelli d'Italia? Noi abbiamo fiducia nella magistratura, però abbiamo visto quanti buchi nell'acqua ha fatto. Lasciamoli lavorare, poi sono certa che Giorgia Meloni saprà prendere tutte le decisioni. Siamo molto tranquilli. Aspettiamo che la giustizia, più che fanpage, faccia il suo corso. Provate imbarazzo per questo candidato? Provate dell'imbarazzo? Ma io la vicenda non la conosco, ma l'imbarazzo lo provo tutte le volte che viene sollevato un'ombra. Ripeto, si tratta di un'ombra su 300 persone. Non dovrebbe fare un passo indietro? Questo lo lascio alla sua scelta personale. Oggi sono qua non per parlare, scusate, di uno che nemmeno conosco di Napoli, se mi consentite, e che non so neanche che faccia, che volto, che nome abbia, ma sono per parlare di cose un po' più importanti che sono il paese. Se poi voi volete parlare di questo, parlatene con qualcuno. Ma però è un uomo forte di Meloni in Campania. No, è una persona di cui io, questo signore di cui dell'inchiesta per me, è uno che non so neanche chi sia, mai visto, mai conosciuto. Siamo convinti che Passariello sia innocente, se questo non dovesse essere saremmo i primi a cacciarlo via da Fratelli d'Italia. L'imbarazzo effettivamente c'è nella misura in cui non si capisce la ragione per la quale queste inchieste, che pure durano da tanto tempo, finiscano sempre per dare degli esiti a due settimane dal voto. O queste notizie si sapevano prima, oppure queste notizie sono un po' forzate, cioè, sta però io ho già detto tutto su questo, penso di essere stato molto chiaro. Se c'è una colpevolezza, chiunque, anche Fabio Rampelli, verrà preso a calci da Fratelli d'Italia. Non insista, perché ho detto quello che c'è da dire, capisco che lei sia un po' morbosa sulla faccenda. Per quello che mi riguarda, scivola sul piano inclinato della nostra indifferenza.